Piccola parentesi, questo discorso di passare tra neutra, supina e prona non è un discorso del cambio presa, quindi automaticamente cambio stimolo, ma effettivamente c'è qualcosa che cambia. Cos'è che succede? Guardate, tra una presa neutra, una presa supina, ve lo enfatizzo, e una presa prona. Cos'è che succede? Cos'è che si muove? L'omero, gomito. Il gomito è più addotto con una presa supina, medio con una presa neutra, più ampio e più addotto con una presa prona. Conseguentemente il line of pull, l'attivazione del grande dorsale e anche la posizione del grande dorsale che si accorcia quando andiamo ad addurre è diverso. Quindi questo porta a, vedete la schiena come se fosse una mappa con tante piccole lucine di Natale e in base al movimento, lo schema motorio specifico, si accendono alcune lucine al posto delle altre. Alcune si accendono poco, altre si accendono molto. Quindi nel momento in cui vedete la vostra schiena, sapete quali distretti, quindi quali lucine dovete attivare di più e conseguentemente scegliete bene gli schemi motori, tirata orizzontale, tirata verticale, quanto deve essere ampio il gomito, come deve andare il resistance profile. E tutte queste cose vanno a determinare un'attivazione diversa e quindi uno sviluppo della schiena diverso. Quindi discorso ampiezza, spessore, upper back, lower back, schiena centrale, tutti questi discorsi dipendono dalla scelta del schema motorio, non semplicemente trazioni o rematori, ma sono tantissime sfumature diverse. Quindi una conoscenza dell'anatomia, una conoscenza del back che potete avere qua su Rhino Nation vi permettono di capire che cosa fare.